Conferenza stampa unitaria da parte dei vertici di CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti per contestare il piano di risanamento acustico definito dall'amministrazione di Pescara e destinato ad approdare in consiglio comunale nella giornata di domani. Il piano punta a limitare i livelli di rumore nelle zone della movida, ma a giudizio delle associazioni di categoria in realtà muove da valutazioni e presupposti completamente errati. Abbiamo fatto tutti i tentativi, siamo stati nelle commissioni, abbiamo parlato col sindaco, con l'assessore, con la giunta, con i capigruppo e alla fine non resta che convocarci in conferenza tutti insieme per chiedere l'azzeramento di un piano che non porterà all'obiettivo che loro hanno scritto nel piano, rispondendo alla regione, cioè quello di ridurre i decibel attraverso la riduzione della ricettività nelle zone. Gli esercenti hanno fatto fare degli studi in 3 giorni iniziali di novembre, quindi la piazza era, diciamo, semideserta con poche persone nelle varie cocktailerie, studi molto specifici per vedere proprio sopra i locali, sui balconi, i punti di dove sono stati rilevati questi dati, e nonostante le pochissime persone presenti si superano quei decibel, quei 50 decibel. Questo che significa? Che per quanto loro possono ridurre la recettività, tra l'altro una scelta secondo noi folle perché quello crea un indotto per tutto il commercio oltre che per le attività, ma comunque non raggiungerebbero quello che si sono proposti, cioè la riduzione dei decibel. Noi da associazioni abbiamo più volte chiesto di valutare come fanno in altri comuni e altre soluzioni. Abbiamo fatto l'esempio di Genova. Genova addirittura investe nella movida di bambini e movida senior, puntando su incentivi per gli infissi antirumore per i privati ma anche per le attività, e Prato invece sta sperimentando i teloni, diciamo, fonoassorbenti. Si crea tutta una politica per l'alcol per i minori, una movida sana e intelligente, cioè se si vuole trovare una soluzione la si può trovare, questo è certo. In questo modo invece si darebbe spazio in tutti i luoghi della città dove c'è un minimo movimento di fare una richiesta all'ARTA e diciamo, i decibel si supererebbero a prescindere, insomma.